Osma, Filiberto, Caterina, Aurora, Martina, Jacopo, Ludovica, Agnese, Maristella. Cometa? No! Prova a guardarla, guarda. Giovanna Zucchina? Hai visto che ti sei girata? No. Francesca! Aurora, Roberto, Elisabetta, Sara. Dammi il 5 subito, visto che hai 5 anni. Sentimi, Cosma, e cosa fai di bello nella vita? Dormo. Dormi, poi? Ti svegli? Sì. Giusto. Mangi? Vai in bagno anche? Il cielo d'estate 400 anni fa. Mi dai 5? Ottimo. Ci vediamo stasera? Grazie tante, veramente, sei troppo gentile, veramente. Grazie, ciao Cosma! Ogni sera quando prego nel lettino penso a quello che si vede da lassù. Grazie tanto dell'intervista e ci vediamo... Come mai avete 4 anni tutti e due? Perché siamo gemelle. Cheese. No, cosa cheese? Cos'è il... Oh, oh, oh! Nella cucina, nel ristorante, nel profumino, la vera invitante. Mi sembra, ferma, mi sembra di sentire una canzone in stereo, in stereofonia. Da dove vieni? Da Ossi. Da dove? Ossi. Ossi? Sì. Ossi, sì. Ossui. Ossui. Ossi. Ossi è? Ossi. Ossi. È. Ossi è? No! Non ne posso più. Ossi cosa? Ossi. Intero dillo. Ah, ossi, intero dillo. No! Che canzone canti questa sera? Quello che mi aspetta da te. Che canzone canti? Quello che mi aspetta da te. E cosa ti aspetti da me? Quello che mi aspetta da te. Cosa ti aspetti da me? Che mi fai brillare il sole. Io come faccio a farti brillare il sole, scusami? Quello brillare il sole. Vabbè. Mi canti un pezzettino della tua canzone? Così. Dai, va bene, vai. Sei già sveglio, fatto. Vai. Sei già sveglio e stai facendo colazione, fatto. Guardi fuori, mamma mia, che vento fa. Che canzone ci canti questa sera? Prova a sorridere. Fatto. Che canzone ci canti questa sera? Prova a sorridere. Fatto. Che canzone ci canti questa sera? Prova a sorridere. Io ci ho provato. Tu che canzone ci canti questa sera? Prova a sorridere a chi... Prova a sorridere a chi non ti piace, a chi... Vai, vai, canto, io ballo intanto, vai. Fermi. Vai. E non canti, hai già finito? Prova a sorridere a chi non ti piace, a chi gira lo sguardo se tu passi di là. Alzo un po', grazie Jacopo. Ci vediamo? Tipica casereccia, quando si fa la treccia, ecco diventa più bella di quella cacciata che piace a papà. Sali sempre più in alto, sempre più sali. È morta! Ah, sono viva! Sono viva, sono viva! Ciao! Se ce la fai a respirare? Vuoi una maschera d'ossigeno o qualcosa? Vabbè, ci canta la canzone, prova a sorridere la canzone. Prova a star seria. Ma che succede qua? Ah, sto serio io, non ti guardo, vai. Vai, io sto fermo così, guarda. Non ti guardo, guarda come mi metto. Buonanotte. Ah, buonanotte, i sogni d'oro. Quanto poco mi puoi soffocare? Oh, no, non morire, eh. Stai vicina qua, che c'è la telecamera che ha bisogno. Vai. Aiuto. Vai. Non ce la faccio. Bene. Grazie Martina. Cosa? Non ti chiami Martina? Questo è fuori. Non ti chiami, ma hai detto tu, mi chiamo Martina, hai detto io, no, mi io chiamo... Io ho detto mi chiamo AGN. AGN?
AGN, AGN, ma che nome è AGN? Respira, respira profondamente. Non ce la facciamo più qua. Sei a posto? Ma non me ne canti neanche un pezzo, non puoi cantare stasera. Allora, mi vai. C'è stata una bella esperienza quest'anno, forse anche più degli altri anni. C'è stata una risposta bellissima delle persone, con parte dei primi, purtroppo per il tempo brutto, le prime due o tre tappe, ma poi un grande successo, una grande richiesta. Bello l'unione con le famiglie, bello l'arrivo di tanti bambini, più di 6.000 bambini, quindi credo che sia andato molto molto bene. Guardo su nel cielo e penso di volare. Guardo su nel cielo. Allora, scusa, vieni qua. Guarda di là, ecco. E canta verso di là. Oh, vai. Guardo su nel cielo. Guarda, vai, canta. Vai. Guardo su nel cielo e penso di volare. Ma no, ma è una delle mie canzoni preferite peggiori, lo sai, veramente bellissima. La piccola lumaca Elisabetta dimentica sempre la casetta. La mamma le diceva dammi retta, almeno metti la scelta. Vai in seconda? Sì. Il mondo delle fiabe è pieno di cattivi, ma quando c'è un problema. Noi stiamo già lavorando per gli anni prossimi, quindi vedremo, abbiamo delle belle idee, quindi credo che andremo avanti sempre più spediti e anche con grandi novità, questo sicuramente faremo. Devo dire una cosa però, che abbiamo fatto gli eventi più importanti, quindi dalla Settimana Bianca alla Festa della Mamma alla Spiaggia dello Zecchino, che sono gli eventi più particolari, dove abbiamo avuto un grande successo, un grande richiamo, ci stanno chiamando tantissimi per poterlo avere, quindi vuol dire che il format è corretto, è bello, ma però una cosa che ci tengo molto, abbiamo visto le famiglie che sono venute, hanno detto finalmente qualcosa di pulito, finalmente ritornate, finalmente ci siete, e poi una cosa che devo dire col cuore, è tutto gratis, quindi si divertono con noi, non gli chiediamo niente, ma solo di divertirsi, di stare con noi. E i bambini questo l'hanno capito i genitori, quindi viva le selezioni, viva lo Zecchino, anche per il futuro. In gamba la banda che sempre domanda, batti 5, batti un 5. Beh? Eh? Ah, sei ancora qua? Pensavo sì. Che eri già andata via. No. Io sognerò un mondo che non ha perduto le sue favole. Le selezioni sono sempre una sorpresa. Quest'anno si è rinnovata questa caratteristica delle selezioni dello Zecchino d'Oro, una sorpresa sempre bellissima, a volte esilarante e anche affascinante, perché ti regala delle emozioni, ti regala dei giochi, ti regala anche degli incontri particolari. Roberto Cappai, un passo avanti, Martina Pulinas, Jacopo Fiorentino, Cisara Mele, Ludovica Musu, Cosma Cossiga. Oh, un'altra cosa, tieni la voce calda per stasera, eh? Ok.